Cari amici, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video, questa nuova escursione. Prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al canale, perché siete tanti ancora a non farlo. E siete veramente tantissimi che ritornate sul mio canale, quindi dai, fate l'iscrizione così dai, mi date una mano a crescere un po' di più. Niente, oggi siamo nell'Alpago, nell'Alpagonia. Credo sia uno dei posti più stupendi e fantastici che abbiamo qui nelle nostre zone. E niente, oggi tenteremo la cima del Col Mat e relativa cresta. Ora, parcheggiato al rifugio Carota e adesso andremo verso il rifugio Dolomie El Dorado come prima tappa e poi da lì partiremo per fare la cresta appunto del Col Mat. Quindi mi raccomando, seguitemi, che sarà sicuramente un'escursione stupenda quest'oggi. Qua dietro c'è il rifugio Dolada e da lì dove si parte con il parapendio, ragazzi, esperienza indimenticabile. Vi lascio il link qui in alto, anzi qua. Bene, ora e sentire per partire e andare su verso la cresta di Col Mat. Il sentiero dovrebbe essere proprio dietro qui il rifugio. Che panorami, ragazzi, eh? Mamma mia, il sentiero 905 dovrebbe portarci proprio verso la cresta, quindi si sale. Guardate che spettacolo! Ah, lì sotto si vede anche il lago di Valgallina. Mamma mia, la schiara. Belf, Serva, qui appunto c'è il Dolada. Più unico che raro questo panorama, eh? Noi invece proseguiamo di qua verso l'Alpago. Che spettacolo, ragazzi, questa qua è tutta la cresta fino ad arrivare lassù cima Col Mat. Lascia l'imbarazzo di dove guardare, veramente, se guardare verso l'Alpago o il lago di Santa Croce oppure tutte le più grandi Dolomiti, incredibile. Via, andiamoci dentro con questa cresta. Thank you.
c'è questo tratto abbastanza lineare, vi do qualche consiglio quando vorreste venire qua o volete fare insomma questa cima. Allora, il consiglio è evitarla quando piove. Ghiaccio, chiaramente, assolutamente no, perché il problema non è tanto il versante sud, che è quello verso questo lato, la mia destra salendo, ma il problema è quando ci sono dei piccoli tratti che si fanno anche verso nord, e quindi lì chiaramente se di notte gela eccetera fa molta più fatica, perché il sole proprio non arriva. Quindi prestate attenzione a queste cose qua, e se soffrite di vertigini, beh, insomma, non è proprio la migliore escursione che vi possa capitare, ecco. Col nudo. Panorama stratosferico. Ora calo giù, mi calo giù, mangio, bevo, poi tiro fuori il cavalletto, vedo di fare qualche bella foto, visto che oggi ho sfaticato, mi sono portato dietro anche quello, quindi dai, vediamo di utilizzarlo, e dopodiché ridiscendo e prendo la tagliata che farà tutto il versante, diciamo, sud del Dorada. Vediamo se mi viene fuori qualche bella foto. Per oggi un millino, poco più, ci può bastare, dato che anche ieri erano 7-800. Quindi guardate le migliori creste dell'Alpago, guardate che spettacolo. Che spettacolo. Oh, dovete trovarmi un sinonimo di che spettacolo, perché ragazzi non riesco a farne a meno di dirlo. Scrivetemelo nei commenti. Ad ogni modo, per chi volesse cimentarsi anche nell'arrampicata qui al Dorada, sul monte Dorada, ci sono delle belle viette spittate che vi danno la possibilità, cioè c'è una falesia dove si può arrampicare, e devo dire che comunque con queste giornate qua uno spettacolo puro, anzi presumo che tanti climber continuino ad andare in Dolomiti Alte, perché è veramente un caldo atroce. Bene amici, io sono quasi giunto alla macchina, quindi che dire, una giornata spaziale davvero, oltre che al tempo, ma anche il giro è uno dei giri più belli, sicuramente una delle creste che ti lascia veramente a bocca aperta, devo dire la verità. Che dire, posso darvi un consiglio per chi magari soffre di vertigini? Si può evitare il tratto di cresta quasi completamente, e ci sono due, diciamo, percorsi che
la circondano, uno verso sud e uno verso nord. E allora, quello verso sud è quello che ho fatto io anche al rientro, mentre quello verso nord non ne ho idea di che tipo di sentiero sia, quindi alzo le mani. Sicuramente non credo sia così esposto come la cima, chiaramente, però sappiate che non è comunque una mulattiera, ecco. Però sì, avete questa possibilità qua, chi non se la sente di affrontare la cresta può saltarla completamente e fare uno di questi due sentieri. Chiaramente quello verso nord ve lo sconsiglio pienamente, con condizioni meteo, insomma, dal bagnato al ghiaccio, assolutamente no, da evitare in assoluto. Quindi ultimi metri, e noi ricordo di iscrivervi al canale. Noi ci sentiamo alla prossima avventura, alla prossima escursione, o chi lo sa, al prossimo video. E ci vediamo. Ciao ciao.